Lo facciamo iniziare così sto video. Ah, wow, allora, bella. Oggi, intanto, buongiorno a tutti di nuovo. Cioè, anzi, vabbè, come si può dire? Vabbè, insomma, ciao a tutti. Oggi video molto particolare. Siamo qui in macchina con Nemi che sta guidando, quindi stavolta non sono a guidare io, che bello, strano. Ok. Stiamo andando in un posto particolare. Ci vediamo dopo. Allora, probabilmente l'ultima scena, sì, mi sono scassato tutta la mano. L'ultima scena risale a quando eravamo ancora in macchina. Ok, adesso siamo appena entrati in questa stanza, e così la vogliamo chiamare. Faccio vedere, piccolo spoiler. Ok, adesso andiamo alla parte più carina però, vediamo tutto bene. E come si presenta la nostra suite? Perché siamo qui proprio in una suite particolare che abbiamo trovato a Palermo. E questa è la jacuzzi idromassaggio che abbiamo nella stanza da letto. Da notare la particolarità, diciamo, del posto: abbiamo il soprasspecchiato, luci soffuse RGB un po' ovunque. Noemi che mi dice di fare silenzio, ancora non ha capito che tanto non lo farò, ma va bene, ok. E continuiamo, andiamo avanti. Per prima cosa abbiamo qui, diciamo, stuzzichini e per, diciamo, il benvenuto, come si chiama? Boh, aperitivo di benvenuto, perché qui abbiamo il frigo bar e abbiamo chiaramente, vabbè, un po' d'acqua e poi un bel prosecco, un bello spumante per fare appunto il nostro aperitivo. Poi questa sarebbe la colazione per domani, chiaramente tutte cose imbustate causa Covid, macchinetta del caffè, una bella TV, non so, sarà un 40 pollici, qualcosa del genere. E arriviamo poi un altro pezzo forte, sauna, tutta chiaramente personale come la jacuzzi. Abbiamo la possibilità quindi di stare qua dentro a morire di caldo. La proveremo, ma non so fino a quanto riuscirò a stare qua dentro. E anche noi, mi suppongo. Cioè, così, giusto per dirlo. Ok, non so nemmeno come funziona ancora. Benissimo. Noemi che già guarda le cose per la colazione. Ecco, Noemi che è contenta per la Nutella. Cioè, vi immaginate? È la marmellata, attenzione, ragazzi, cioè, andiamo in una suite e danno addirittura la Nutella e la marmellata. Magnifico. Comunque, poi vi farò vedere questa di qua, bella piena, con l'idromassaggio tutta sistemata. Il nostro bellissimo letto matrimoniale, che sembra bello confortevole. E poi da questo lato abbiamo doccia emozionale con la possibilità di sparare getti d'acqua e fare una specie di aromaterapia o qualcosa del genere. Ancora non ho ben capito, devo comprenderlo. E qui abbiamo il bagnetto, davvero molto molto carino direi. Specchio, io qua chiaramente col mio bellissimo cellulare, guardate che cosa carina, è touch, può cambiare luce, può cambiare l'intensità, insomma posso spegnerlo, posso accenderlo, attenzione, sacco di roba, queste è quelle che dicevamo prima. Ok, e piano piano vi racconterò della nostra esperienza qui in questi due giorni. Noemi che scopre cassetti, esatto, va bene, per ora è tutto. Ok, stiamo ancora cercando di capire bene se funzioni effettivamente in maniera sistemata la vasca idromassaggio a jacuzzi. Noemi non è molto convinta ancora. Ma sei convinta? Vabbè. In ogni caso, andiamo a provare la sauna, che secondo me mi farà morire di caldo. Vediamo cosa succede. Proviamo ad accendere la sauna. Mi sa che l'ho spenta. Ok. Dovrebbe cominciare a riscaldarsi, suppongo. Lo scoprire. Questa è la famosissima vasca idromassaggio con tanto di illuminazione LED RGB. C'è la possibilità di utilizzare, diciamo, l'idromassaggio una volta che l'acqua raggiunge l'altezza dei poggiatesta, praticamente. Davvero bellissima. Qua abbiamo la doccia emozionale, in cui abbiamo la possibilità di utilizzare tutta la strumentazione che vediamo lì su. C'è la possibilità di utilizzare una ventola per portare via il vapore mentre ci facciamo la doccia. Possiamo accendere le luci all'interno della doccia, che sono esattamente queste di qua, e anche tutti quei leddini che trovate sui laterali. Abbiamo la possibilità di utilizzare la radio, come vedete dal button lì con la musica, di cambiare le stazioni, di alzare e abbassare, diciamo, il volume.
E cosa carinissima, c'è anche qui un piccolo, una piccola sediolina per stare più comodi mentre ci si fa la doccia. Ed inoltre quei bucherellini, diciamo, fanno uscire l'acqua e insomma tutto molto particolare, molto bello. Ma l'attrazione principale è stata un'altra. Sono stati veramente tantissimo in questa jacuzzi. È stato veramente rilassantissimo, soprattutto andando a sfruttare il prosecco che ci è stato gentilmente offerto dalla casa. E nulla, davvero magnifico. Dopo questa bellissima esperienza nella jacuzzi idromassaggio, siamo andati a cenare fuori. Tuttavia non ho le clip della cena. Vedrò di lasciarvi qui qualche foto dei piatti che abbiamo mangiato. Non volevo che arrivasse questo momento, ma è mattina. Ecco, siamo ancora mezzi addormentati e purtroppo mi sa che è il momento di lasciare la stanza, di andarcene, di gustarci la colazione. Purtroppo, a differenza del solito, bisogna mangiare tutte cose imbustate causa Covid, quindi abbiamo trovato quello che vedete qui. Anche se in realtà qualcosina ce la siamo già mangiata ieri, perché ci avevamo fame. Lei mi dice che sono stato io, però... Ok, è vero, sono stato io. E insomma, ci mangiamo questo, poi facciamo un bel caffè, che abbiamo la macchinetta con le capsule. E mi sa che poi arriverà il momento di lasciare la stanza. Una cosa carinissima che mi ero scordato di dire è che la porta, come anche il portone di giù, eccetera eccetera, non hanno effettivamente una chiave, ma basta passare questa tessera magnetica che in automatico si apre tutto. Ed è carinissimo. Sì, ho utilizzato in tanti altri posti, però insomma, era una cosa da dire, va. Si stava registrando. No, facce tristi perché abbiamo lasciato purtroppo la spa. La spa, che in realtà è la suite, scusate. Insomma. Adesso si ritorna alla vita normale, purtroppo. Esatto. Ma quindi, in conclusione, qual è il mio personale pensiero in merito a questa suite? Detto onestamente, mi ha positivamente sorpreso. Sono sicurissimo che chiunque di voi volesse provare a fare un pernotto in questa suite resterebbe davvero molto contento. Quindi, sicuramente approvata. Detto questo, per oggi il video termina qui. Io spero tanto che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di video qui sotto nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima.